Una regione per fare insieme, torna il consueto appuntamento settimanale con la politica regionale, la consueta chiacchierata con il presidente del Consiglio regionale Mario Abruzzese. Salve presidente. Buonasera, buonasera a tutti. Partiamo subito, grande spazio quest'oggi alle infrastrutture, all'accordo che è stato firmato tra governo e regioni, la regione Lazio è una delle regioni protagoniste, una molla la definirei, una molla la cui spinta la provincia di Frosinone deve sfruttarla al massimo. L'auspicio che lei ha sempre covato in sé è quello che le infrastrutture potessero essere il rilancio della nostra provincia, ma del nostro territorio regionale in toto. Come ha accolto questo accordo? Sicuramente è un accordo importante perché se vogliamo dare una risposta concreta alla ripresa della nostra economia, alla ripresa del rilancio economico, tutto ciò deve passare attraverso un ridisegno delle infrastrutture a livello regionale, a livello nazionale, a livello europeo. Quindi questo dato è fuori discussione ed è certificato da tutti che una ripresa economica debba passare esclusivamente attraverso un ridisegno del piano infrastrutturale. Quindi la Regione Lazio ha sottoscritto un importante accordo, un accordo quadro con il governo nazionale che prevede una serie di infrastrutture importanti all'interno del nostro sistema regionale, infrastrutture che vengono divise in tre diciamo, aree geografiche, il polo settentrionale, il polo centrale e il polo meridionale. Quindi per quanto riguarda il polo settentrionale abbiamo che riguarda i territori di Civitavecchia, Viterbo e Rieti, quindi abbiamo una serie di interventi molto importanti, quindi il nuovo hub portuale di Civitavecchia, il ripristino ferroviario di Orte Capranica Civitavecchia, il completamento trasversale di Orte Civitavecchia, l'aeroporto di Viterbo, la ferrovia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi una serie di interventi importanti che riguardano un investimento immediato cash di circa 7 miliardi di euro che diventeranno sicuramente molto di più perché queste infrastrutture, molte di queste infrastrutture verranno realizzate con un progetto di finanza. Quindi poi c'è il polo centrale con il territorio tirrenico e poi c'è il polo meridionale che riguarda un po' questo nostro territorio, un territorio molto importante che riguarda Latina Frosinone che prevede una serie di realizzazioni per quanto riguarda la Roma Latina e il collegamento cisterna Valmontone, poi la pedemontana di Formia alla Via Appia, quindi conosciamo bene le difficoltà che abbiamo soprattutto noi della provincia di Frosinone quando dobbiamo recarci verso Formia e Gaeta, le difficoltà del traffico che incontriamo, quindi da tanti anni si parla di questa famosa pedemontana che potrebbe risolvere una serie di problemi serissimi, non solo per diciamo, i visitatori gli esterni alla città di Formia e di Gaeta, ma soprattutto per la città stessa. Quindi, poi c'è anche il ripristino della ferrovia di Formia e di Gaeta e poi c'è l'adeguamento della stradale 157 dai Monti Lepini, quindi Latina Frosinone, e il prolungamento della dorsale appenninica Sora Atina Isernia. Quindi queste infrastrutture rappresentano per quanto riguarda il nostro sistema strutturale e soprattutto il nostro sistema di aggregazione tra i territori e la popolazione un momento importante e significativo perché con queste risposte, con questa programmazione, leghiamo sempre di più i nostri territori da interessi importanti per dare loro risposte concrete sia da un punto di vista di sviluppo, sia da un punto di vista occupazionale, ma soprattutto da un punto di vista di interesse politico, perché significa che la regione non è solo Roma, ma è una regione che guarda tutti e 378 i comuni del Lazio. Lei ha parlato del Polo Nord facendo una piccola citazione dicendo che c'è l'aeroporto di Viterbo in quella zona.
In questo accordo non si parla né dell'aeroporto di Frosinone né della metro leggera tra Roma e Frosinone, che sono due progetti che lei ha sempre difeso a spada tratta. Perché? Questo è l'accordo di programma che è stato sottoscritto con il Ministero, quindi sono opere strategiche a livello nazionale che riguardano una serie di interventi importanti. Per quanto riguarda l'aeroporto di Frosinone, è un aeroporto regionale, quindi già fa parte del piano regionale. L'aeroporto di Viterbo rientra tra il piano nel piano nazionale degli aeroporti, mentre quello di Frosinone quindi rientra nel piano regionale. Ecco perché non fa parte di questo accordo di programma, perché tra l'altro già esiste ed è stato già codificato, ed è stato codificato dalla precedente amministrazione. Quindi non ha nulla a che vedere con questo accordo di programma ed è un qualcosa che noi vogliamo sostenere con forza. Tra l'altro stiamo già parlando intensamente anche con i rappresentanti di Valmontone, quindi anche con il consigliere regionale Miele, per trovare una sintesi, un accordo realizzare in questo territorio un aeroporto di tipo regionale che possa essere anche messo a servizio anche del parco giochi di Valmontone. È chiaro che poi le infrastrutture vengono fuori anche da una capacità di guardare in futuro e nel futuro sulle prospettive di sviluppo della nostra provincia di Frosinone. Dobbiamo essere bravi a creare un parco progetti per essere pronti ad inserire sui futuri accordi le nostre esigenze del territorio. È chiaro che se non si disegna, progetta e non si programma nulla, difficilmente arriveranno opere strategiche nel nostro territorio. Quindi ho parlato anche con il presidente della provincia, anche con altri consiglieri regionali per aprire un tavolo strategico per creare una cabina di regia politica per gli interessi della nostra provincia di Frosinone. Quindi lei conferma che ci si sta lavorando a questa cabina di regia, che questa capacità progettuale della nostra provincia potrà venire fuori con il passare del tempo e quindi presentare progetti importanti per quanto riguarda la società? Abbiamo l'obbligo di presentare progetti importanti per la nostra società, ma abbiamo l'obbligo di presentare e di sostenere progetti importanti per la nostra regione, per il nostro sistema regionale, perché difficilmente possiamo dare risposte se rimaniamo ancorati ad una logica territoriale, se rimaniamo ancorati all'interno di un perimetro che nulla ha a che vedere con lo sviluppo di tipo generale. Quindi noi dobbiamo spingere il nostro territorio, dobbiamo organizzare il nostro territorio e lo dobbiamo orientare verso forme di mercato, verso interessi generali che riguardano la nostra economia globale. Guai a pensare solo di lavorare all'interno della nostra provincia di Frosinone. Noi dobbiamo dare la possibilità alle nostre imprese di interfacciarsi con il mondo intero, di aprire una finestra importante sull'economia europea e mondiale per consentire loro stessi a competere con grande forza e con grande determinazione. È chiaro che questo viene fuori e si semplifica soprattutto con la capacità progettuale di una classe politica, quindi della classe politica che governa gli enti locali, che governa la provincia e che governa la regione.